Il caro energia, purtroppo, rischia di mettere in difficoltà persino le associazioni di volontariato. A Pavia anche la LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, si è trovata a fare i conti con bollette altissime. L'associazione si è tra l'altro trasferita da pochi mesi nella nuova sede di Viale Montegrappa, più spaziosa e moderna, ma con costi di gestione molto più alti. Sinceramente, come arguibile, il caro bollette sta incidendo in maniera molto molto importante, con un aggravio di un certo tipo, ma per un duplice elemento. Il primo è che noi da poco abbiamo rinnovato la nostra location, nel senso che Piazza Botta storicamente ci ha ospitato per circa mezzo secolo, poi abbiamo dovuto cercare una nostra sede, la nostra sede è questa, abbiamo dovuto ristrutturarla, è una sede molto più grande rispetto alla precedente e qui vengo al dunque. Essendo una sede più grande, con un sistema anche di raffrescamento, oltre che di riscaldamento, già la prima voce importante come aggravio in quanto ad esborso economico, quindi il caro bollette, può riferirsi a questo. Poi ovviamente l'illuminazione, perché come vedete abbiamo voluto un'illuminazione tale da soddisfare anche, come dire, le esigenze di comfort delle pazienti, non solo, e dei pazienti che aspettano, ma anche dei pazienti che sono ricevuti e visitati. Ebbene sì, il caro bolletta sta incidendo moltissimo anche sul nostro menage di Lega dei Tumori. La LILT ha garantito che proseguirà le sue attività, ma ha comunque lanciato un appello alle istituzioni e ai donatori per avere supporto in questo periodo difficile. A ottobre è partito il mese della prevenzione con la campagna Nastro Rosa. Sono previste iniziative di sensibilizzazione su tutto il territorio e sarà possibile sottoporsi a visite gratuite sia nell'ambulatorio di Pavia che in quelli di Mortara e Voghera. Il Nastro Rosa riguarda in maniera particolare proprio la prevenzione oncologica senologica. Le iniziative sono innumerevoli, non basterebbe mezza giornata ad esplicarle, ecco, dirò solo le principali. Noi faremo delle visite gratuite in giorni prestabiliti, proprio perché questo sia un incentivo per la popolazione ad aderire alla prevenzione in senso molto lato. Non solo, la nostra campagna prevede anche di spostarci verso alcuni comuni dell'Interland Pavese per esportare, quindi per portare verso i comuni e quindi con un incisivo input per la popolazione, quindi esportare proprio l'idea della prevenzione senologica. Abbiamo anche in programma di fare delle marce, di fare di approntare degli stand, con il fine ultimo sempre e comunque di rilanciare la prevenzione senologica.